Ma salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme a devosmart.it. Oggi super puntata dedicata ragazzi a due smartphone molto interessanti dell'ultimo periodo e soprattutto vogliamo mettere a confronto al Google Pixel 6a, che secondo noi è uno degli smartphone che col calar del prezzo e soprattutto col mercato dell'usato, attenzione perché questi due telefoni sono secondo noi degli ottimi smartphone se vengono acquistati però ad un certo prezzo, quindi mercato usato, mercatini, tutto quello che volete, non prezzi al day one, attenzione perché è stato uno dei problemi, no, all'interno del video del Pixel 6a, Guerz, ma dove si compra a 300 euro che non si trova? Allora innanzitutto su eBay costa 350-360 nuovo, ma noi l'abbiamo acquistato praticamente nuovo in un mercatino dell'usato, quindi compra, vendi eccetera eccetera al prezzo di 300 euro ed è già stato venduto da Flavio alla stessa cifra, come vedete siamo molto onesti, compriamo e rivendiamo la stessa cifra, ci mancherebbe altro. Detto questo, quindi due telefoni che si contraddistinguono secondo noi per tante caratteristiche in comune, un hype da parte di Anaphim pazzesco e ci avete detto ma perché andare a preferire un Pixel 6 rispetto a un Anaphim One? Adesso vi mettiamo tutto all'interno di questo video, mettetevi comodi, iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere tutte le varie recensioni e soprattutto lasciate un mi piace per supportare questo canale YouTube. Detto questo, andiamo a vedere le differenze tra questi due smartphone. Ecco qua ragazzi, due telefoni uno a fianco all'altro, sicuramente sono due prodotti che si contraddistinguono e si vedono, si visualizzano anche da lontanissimo. Il Pixel 6a è sicuramente più piccolo e compatto dei due, eccolo qua, mentre Anaphim Phone è un pochino più prorompente con questo frame perimetrale che ricorda molto molto un iPhone, lo si è detto all'interno della recensione e quant'altro, se non che ha una back cover sicuramente che si riconosce da lontanissimo e soprattutto con tutti i suoi giochi di luce è un telefono molto moderno, un telefono molto particolare, c'è un qualcosa che Carpei ha voluto ovviamente andare a personalizzare all'interno di questo form factor e sicuramente sono due telefoni da fanboy. Ecco, non ci possiamo esimere nel dire che sono due smartphone dedicati ai fanboy. Da una parte chi ama la Pixel Experience, quindi Google puro e vari aggiornamenti, tutto quello che è appunto lo smartphone di Google, dall'altra invece in Anaphim, quindi un'interfaccia dedicata, un launcher dedicato, le cuffiette, tutti piccoli dettagli o particolarità come ad esempio la scritta Anaphim, il carattere, tutto quello che volete, ecco, dedicato appunto a uno smartphone del genere. Se devo parlare personalmente di caratteristiche, vi posso dire che il Pixel 6a è uno smartphone da 178 grammi che non si sente in tasca, è molto leggero, molto compatto e per chi cerca un compattino è secondo noi lo smartphone dedicato. Lui è un pochino diverso, un pochino più pesante, si sale, sono 193 grammi, è più grande perché abbiamo un 6.1 pollici contro un 6.55 pollici, sono due smartphone, abbiamo detto, molto differenti su queste caratteristiche. Qua sta a voi scegliere un po' quello che vi piace di più, lato estetica e design, io se devo dirvi la mia preferisco Anaphim Phone 1 perché appunto c'è un qualcosa di più personalizzabile. Per quanto riguarda ricezione e parte telefonica dei due smartphone, dobbiamo preferire Anaphim Phone 1. Prende meglio rispetto al Pixel 6a e soprattutto non ha quei vuoti di riaggancio cella, di riaggancio della rete mobile, della rete dati quando non prende, cosa che invece soffre Google su questo Pixel 6a ma anche su altri smartphone. Invece Anaphim Phone 1 è veramente performante sotto questo punto di vista. Parlando anche di batteria, di autonomia, abbiamo una 4410 mAh sul Pixel 6a, invece abbiamo una 4500 mAh sul Anaphim Phone 1 con una ricarica rapida di 33 watt contro la 18 watt Google Pixel 6a e soprattutto abbiamo la ricarica wireless 15 watt sul Anaphim Phone 1. Sotto questo punto di vista ragazzi è migliorato Anaphim Phone 1 grazie agli aggiornamenti software per quanto riguarda l'autonomia ed è un'autonomia che ci ha soddisfatto. Ecco, sotto il lato autonomia li diamo più o meno alla pari perché è vero che Anaphim Phone 1 ha una batteria più grande, più capiente rispetto al Google Pixel 6a, ma è anche vero che deve gestire un display con un refresh rate elevato, cosa che non ha Pixel 6a che si ferma ai 60 Hz. Da sottolineare la differenza tra i due della ricarica wireless sul Anaphim, cosa che non c'è sul Pixel 6a,
E a parte questo dettaglio che magari molti di voi potrebbe anche non far comodo, ma fa comodo la 33 watt contro la 18 di Pixel, perché una 33 watt vi permette di ricaricare lo smartphone in maniera molto più rapida e più veloce, il doppio più veloce rispetto a un Pixel 6a che più o meno da 0 a 100 ci mette circa 2 ore di tempo, quindi in un'ora in nothing è ricaricato. Abbiamo detto un 6.1 pollici per quanto riguarda il Pixel 6a, praticamente il suo display è grande quanto un iPhone 13, un iPhone 14 Pro, quello che volete, insomma il telefono di Apple, il compatto di Apple se togliamo il mini che ormai non esiste più. Invece quello di Nothing, vi ho detto prima, 6.55 pollici. Le differenze sostanziali sono nel fatto che questo display può arrivare a un refresh rate di 120 Hz, quello del Nothing, cosa che invece non avviene su quello di Google, quindi sul Pixel 6a. Tra i due display secondo me non c'è troppo da andare a confrontare uno a fianco all'altro, sono 429 ppi per quanto riguarda il Pixel, sono 402 invece per quanto riguarda il Nothing. A livello di luminosità massima non sono dei fari assolutamente i due smartphone, il Nothing arriva a 700 nits di picco massimo, 500 di base. Vado a preferire il Nothing per un discorso di 120 Hz, ma c'è anche da dire che poi in utilizzo quotidiano, molti di voi ce l'hanno sottolineato, vanno bene anche i 60 perché non necessitate di un refresh rate elevato, preferite altro in uno smartphone. Sicuramente andrete a preferire il software. Ora, il software sicuramente è molto simile e lo si vede, se non identico, tra i due smartphone. Nothing ha dalla sua una personalizzazione lato software, quindi ha un qualcosa di suo, ha qualche chicca. Vedete anche il menu delle impostazioni, c'è questa piccola differenza grafica come il font, però ecco, se lo vedete anche da voi è la stessa identica interfaccia, un'interfaccia stock, un'interfaccia basilare che non ha bisogno di personalizzazione, non ha bisogno di tanti fronzoli, e sono smartphone che vanno veramente bene in ambito quotidiano. Nothing, al netto delle difficoltà nei primi mesi con i vari aggiornamenti software, l'ha provato anche Flavio di recente, è migliorato e finalmente lo possiamo considerare un telefono pronto per il mercato. Mi dispiace che per essere pronto ci vogliano 2 o 3 mesi per voi utenti che andate ad acquistare il prodotto. Fondamentalmente meno male che arriva questa prontezza di software, di velocità, di tutto quello che passa all'interno dello smartphone in ambito quotidiano. Tutti e due gli smartphone funzionano bene, girano bene, lo sapete, Nothing abbiamo detto, no? Qui con questi 120 Hz riesce a essere un pochino più fluido rispetto ai Pixel, però c'è da dire che anche il Pixel va molto bene. Per quanto riguarda gli aggiornamenti software, noi preferiamo Google in quanto insieme a Samsung sono i migliori in ambito Android per andare ad aggiornare i propri smartphone alle release software, ma soprattutto alle patch di sicurezza che sono molto importanti per voi utenti. Lato prestazioni pure, qua c'è da dire una cosa, il Tensor per quanto riguarda il processore in casa Google sul Pixel 6a, per quanto riguarda invece il Nothing, ragazzi, abbiamo lo Snapdragon 778G Plus 5G a processore a 6 nanometri. Come vi dicevo prima, entrambi gli smartphone, grazie a questa interfaccia, vanno molto bene e non c'è una stragrande maggioranza e non c'è una differenza poi reale in ambito quotidiano sotto le performance, quindi andare a aprire un video, passare da un'app all'altra, entrambi i telefoni vanno bene in ambito quotidiano. Dove sicuramente c'è differenza è nel reparto fotografico, nella parte posteriore. Google si ormai affida alle 12 megapixel, quindi è un sensore super rodato, entrambi gli smartphone hanno 2 sensori nella parte posteriore. Vi invitiamo ad andare a vedere le recensioni che ci sono, gli scatti originali di entrambi i telefoni. La realtà sostanziale è che su Nothing invece potete usufruire di una 50 megapixel per quanto riguarda la ottica principale e l'altra, l'ultra wide, sempre 50 megapixel. La fotocamera frontale è differente, 8 mega per Pixel, 16 per Nothing. Nell'ambito quotidiano noi abbiamo preferito, ve la stringo molto, ve la faccio molto corta, tra i due secondo me vince Pixel 6a per tutta la gestione video, colori e quant'altro rispetto a un Nothing Phone. Nothing Phone sotto il reparto fotografico, al netto di avere un sensore a 50 megapixel, secondo noi è un pelino sotto rispetto al Pixel 6a. Fatemi sapere anche se siete d'accordo sotto questo profilo. Andando un po' a stringere, in questo versus, ragazzi, sono due smartphone sicuramente performanti, sono due telefoni che
In entrambi i casi vi offrono comunque un reparto hardware eccellente, vi offrono un'esperienza pura, ecco, un'esperienza senza troppi fronzoli, senza troppe personalizzazioni, senza troppa pesantezza software, un po' come soffre la One UI, per intenderci, di Samsung. E questi invece sono telefoni che non hanno bisogno di un hardware potentissimo, non hanno un hardware potentissimo a bordo, ma girano molto molto bene in ambito quotidiano, sono fluidi, sono performanti, sono affidabili. Ecco, dedicato secondo me questo Versus a chi cerca un prodotto compatto, a chi cerca un camera phone per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, consigliamo Pixel. Se invece siete dei fanboy di tutto quello che CarPlay sta costruendo intorno a Nothing, quindi i vari inviti, le cuffiette fighe, il font, l'avere un telefono diverso, un telefono che va al di là di quello che è ormai la semplicità degli smartphone, avere lo smartphone uguale ad un'altra persona, ecco, Nothing è il telefono che fa per voi. È un po' come, no? Nel mondo delle sneakers ci sono tutte le persone che vanno a comprare le Dunk Panda, quindi le Nike bianche e nere, per intendersi, e invece ci sono persone come me a cui piace un po' mettersi da parte e comprare qualcosa di diverso dalla massa. Ecco, Nothing Phone 1 è un telefono sicuramente diverso dalla massa. Non sto dicendo che Pixel 6a non sia diverso dalla massa, perché comunque è compatto, è diverso, è di Google, non se ne vedono tanti in giro, però è meno sgargiante di un Nothing Phone 1. Per esempio, l'altro giorno ero a Monaco, c'era Francesco Giaulin, che saluto, ciao Franci, lui aveva Nothing Phone 1, ecco, quando doveva fare una foto di notte il suo smartphone illuminava praticamente tutta la piazza con le notifiche, con la parte posteriore. Deve piacere, sicuramente deve piacere. Voglio attendere la vostra opinione, ragazzi, qua sotto, come sempre, nel box dei commenti, perché sono curiosissimo di sapere cosa preferite tra Google Pixel 6a e Nothing Phone 1. E anche per quest'oggi da Guerz è tutto. Ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi.